Jennifer. Una cosa passeggera, signore. Vi assicuro, non è il morbo. Tra due giorni manda qualcuno a reclamare le sue proprietà. E porta anche un carro. Sì, signore. Un dente ballerino. Che sei entrato nel... Io avrei optato per il vaso di sottaceti. Garrett. Merda. Ancora non sai usare la porta. Non ti sei più fatto sentire, non hai scritto. Pensavo che tu ed Erin foste morti nell'attacco alla villa. Dove diavolo sei stato? Non lo so. Non lo so. Bene, lasciamo stare. Farti il terzo grado per sapere dove sei finito per un intero anno. Non ho tempo per questo. Specialmente con il dazio del barone sull'oppio grazie al morbo. Per non parlare della tassa nera del generale cacciatore che spreme noi imprenditori. Se hai un lavoro per me, basta dirlo. Credi di esserne capace? Bene, ora ti dico cosa. Ho bisogno che tu recuperi un anello. Ti sposi? Non sia mai. Ah, dannato uccellaccio! Con te mi ci farò un cappello! E come fa il braccio senza la mente? Sto esaurendo le dita. Il lavoro, basta. Sì, giusto. Appartiene a un certo Cornelius Greaves, uno di quei tipi tutto schizzinoso che non ha una macchia sugli stivali. Ah! Ecco. La fregatura? È morto. Sono un ladro, non profano tombe. Ma è morto da poco e so che indossa ancora l'anello. Non sembra così complicato. Ah, complicato. Lo troveremo prima che lo prendano gli spalamorti. Si dice che i cadaveri siano portati alla vecchia fonderia vicino a Cinderfall, che per qualche ragione pullula di guardie. Ora, la via migliore è la vecchia cappella. Non combinare guai, Garrett. Qualcuno ha un conto in sospeso qui. Non si può tassare l'invisibile. Sì, ma ora vai. E usa la porta! Ce la fai? Sai, è bello vederti.
sentite, amici? Sono i corvi, un nero stormo che stride per le nostre anime. Cantano la canzone del barone Northcrest, il farabutto che ci ha ingabbiati qui nel nome del progresso. Il vecchio stivale di ferro vuole seppellire. Nessuno ha mai tutto l'occorrente per i tuoi loschi bisogni. Alzarsi a pisciare 15 volte per me. Questo era l'ultimo. Domani ce ne saranno altri. Forse i veri fortunati sono loro. Fortuna, eh? Alcuni si sono staccati la lingua per farlo smettere. Altri si sono schiacciati gli occhi o le orecchie. La fortuna non abita qui. La cappella di Morningside, la corte della regina dei mendicanti. Che cosa abbiamo qui? È una notte solitaria. Le migliori. Ah, Garrett. Calchi una via che i più evitano. È l'unica che conosco. Certo. Sai che dicono di me? Che sai tutto quello che succede in questa città. Non tutto. Solo le cose importanti. Cosa ti porta qui? Cerchi consiglio? Un anno fa mi trovavo a Villa Northcrest. Qualcosa è andato storto. Cos'è successo a me e ad Erin? Un anno fa, uomini che credevano di sapere tutto cercarono di controllare per i loro fini qualcosa che non comprendevano appieno. L'equilibrio è cambiato, tutti possiamo percepirlo. È la tua risposta? Quando i miei mendicanti ti hanno trovato, pensavano fossi morto. Ma non lo eri. Abbiamo curato il tuo corpo martoriato e ti abbiamo tenuto al sicuro mentre attendevamo. Ma poi, proprio dopo l'arrivo del morbo, qualcosa iniziò a risvegliarti. Era ora che tornassi a casa. Questa città è malata. Ti dirò tutto a tempo debito, se deciderai di ascoltare. Fai attenzione, Garrett. L'ombra nasconde cose peggiori di te.